La nostra avventura parte in Canavese, questo territorio che in passato è stato più noto per altri sviluppi industriali, ma che in ogni caso ha una espressività molto, molto elevata ed è l'unico territorio al mondo in questo momento dove si può produrre l'erbaluce. L'erbaluce è un vitigno autoctono ed è un vitigno che in questo momento si presta benissimo nelle tre vinificazioni, che è il metodo classico, che in questo momento ho il bicchiere, piuttosto che il fermo, che il passito, che è il vino per eccellenza della tradizione. La Masera nasce un po' per gioco nel 2005, partendo dall'idea di un amico che ha coinvolto altri amici per far rivivere un attimino in quelli di Settimo Rottaro la produzione del passito. E quindi da quest'idea cinque amici oggi conducono ancora la Masera, dopo a distanza di 13 anni, e in questi 13 anni abbiamo sviluppato quello che era il nostro sogno da bambini, di produrre del vino in maniera più strutturata, non dico industriale perché non è industriale, noi come amici facciamo vino per passione. Il passito era presente in tutte le famiglie, era il prodotto dell'orgoglio, il prodotto che veniva presentato in tutti i momenti, il prodotto che veniva fatto per quando nasceva un bambino. Noi ne facciamo due versioni, una versione normale e una versione riserva, ancorché anche quella normale ha 6 anni, quindi sarebbe una riserva. Dopodiché ci sono le altre vinificazioni, quell'acidità che esprime l'erbaluce ritrova una bellissima espressività nel metodo classico. Dopodiché abbiamo l'erbaluce in quello che è la sua espressività più semplice, quindi l'erbaluce fermo, dove le peculiarità dell'erbaluce vengono maggiormente esaltate in quello che è la spremitura del grappolo dentro una bottiglia. Questi oggi sono i nostri tre vini che principalmente proponiamo sul mercato. Suggerimenti sull'abbinamento di questi vini. Partiamo dalle bollicine, queste bollicine si presta un po' sugli happy hour in generale, quindi finger food senza nessun problema, ma si presta bene anche a un tuttopasto a base di pesce. Si presta bene anche su quella che è la cucina canavesana, proprio perché avendo questa acidità che è supportata dall'erbaluce, presta bene ad avvolgere i cibi e senza andarne a influenzare troppo il gusto, mandandolo invece a omogenizzare bene, mantenendo separato quello che è il gusto del vino dal gusto del cibo. E quindi possiamo parlare anche di carni bianche, possiamo parlare tranquillamente di un vitello tornato, di una insalata russa, se vogliamo parlare di prodotti della tradizione, salumi in generale, primi non troppo complicati, di nuovo magari con delle carni bianche o con un ragù semplice. Se parliamo dell'erbaluce classico, anche questo si presta a tutto pasto, rimanendo su dei piatti non troppo complicati. Di nuovo col pesce è un abbinamento eccellente, come lo è anche, come dicevo prima, anche con lo spumante su altri piatti del canavese dove non sono molto pesanti come gusti e quindi ci sta bene l'abbinamento. La scelta di uno o dell'altro, proprio perché parliamo di erbaluce, soltanto va nel gusto, se uno preferisce un vino bianco fermo oppure preferisce un vino bianco di bollicine. Quando andiamo sul passito, la nostra proposizione, anche quando facciamo le degustazioni in cantina, è ovvio che col classico pasta di Meliga del nostro territorio, che quindi è il dolce fatto con la farina di mais, se dovessi dire il mio gusto più personale e che solitamente è anche molto apprezzato, è con i formaggi, in particolare arborinate o tome di alta stagionatura, laddove quel gusto un po' amarognolo
E poi magari anche qualche formaggio un po' piccantino va a contrastare questo gusto più dolce. Noi tra l'altro facciamo una versione che non è molto stucchevole, quindi è davvero un vino da fine pasto, ma da fine pasto che deve essere accompagnato appunto con qualcosa, e noi la prevalenza diremo che è con i formaggi.